tu entri nella toilette. Mon amour, l'épidée. Un altro pezzo da 90 per Sanremo. Che ci vieni questa volta a Sanremo? Ha messo a segno un colpo grosso Amadeus. Il primo annunciato dei super ospiti è la star Zalone, reduce dalla vittoria ai David di Donatello con Immigrato, la migliore canzone originale in una cinquina di temibilissimi concorrenti. Andiamocela! Ho vinto! Ma non sono venuti lì a festeggiare, scusa, no? Non ne frega niente. Ah, no. Bene. La prima repubblica non si scorda mai. È una vera sorpresa per l'Ariston, l'attore, regista e musicista. Già 3 anni fa era stato corteggiato, ma no, aveva detto, troppa paura, quel palco è difficilissimo. Che cozzalone a Bari vuol dire tamarro? Il tamarro del sud assicurerà divertimento, riflessione e qualche polemica. La sua comicità prende di mira il politicamente corretto, raccontando in chiave graffiante la nostra epoca. Tu sei trasgressivo, vuoi essere quello che sei e lo fai benissimo, però io... un po' male ci sono. Stato lui per il film. No. Ma io però mi sono già premunito. Fahim! E ora? Molto più bello il mio. Anche il suo ultimo film, Tolo Tolo, quasi 9 milioni di euro solo il primo giorno di programmazione, è stato molto discusso. Ma il fenomeno Zalone non chiede altro. Tu hai finito di pagare il mutuo di casa? Sì. Hai comprato una casa a tua figlia? Sì. Beh. E che c'è? Che dopo non lavorerai più. Non lavorerò più mai. Tele Lombardia, forse. Con un grande personaggio. Mi disculpi? Vaccinata? Sì, certo. Lo scorso aprile, Checco Zalone con il singolo La Vaccinada, in soli 3 minuti al ritmo di una baciata in salsa pugliese, diventa uno dei più convincenti promotori della campagna vaccinale, diffondendo il messaggio vaccinarsi è bene. A mi me gusta bailare contigo, oh vaccinada. È sorprendente come Zalone sia riuscita ad affrontare anche il tema del Covid nel suo stile politicamente scorretto, comunicando con spirito e leggerezza quanto sia importante la prevenzione. Nel video, l'attore, in giro per il Salento, viene folgorato dal fascino di una donna matura, il premio Oscar Helen Mirren. Motivo? Semplice, è vaccinata. Arriverà. In questi 2 anni complicatissimi di pandemia, Zalone più volte ha voluto dare il suo contributo strappando una risata. Come dimenticare la canzone Immunità di gregge del 2020, in cui l'attore, ispirandosi a Domenico Modugno, racconta insieme a Virginia Raffaele il lungo periodo di quarantena. Ti porto un 19, che cosa?